Settembre 1943, data di lutto. La fuga ignominiosa dei responsabili fece passare la guerra sul corpo della nazione e diede il popolo italiano in balia all'oppressione tedesca, lasciandolo brancolare nel buio di ogni direttiva. Ma presto questa notte profonda si rischiara nell'alba della riscossa. E l'alba illumina dappertutto in Italia lotte di resistenza ed azioni di guerra. Dopo 20 anni di servitù, il popolo italiano ritrovò naturalmente la via della rinascita. E in tutta Italia, mentre le cricche reazionarie facevano lega coi tedeschi e coi fascisti, sorsero le brigate partigiane. Dappertutto, come qui, nella pianura di Ravenna e nelle montagne dell'Appennino. Come sorsero spontaneamente i movimenti partigiani? Non per spirito di individuale avventura, ma inizialmente come difesa e resistenza organizzate in gruppi che vennero via via collegandosi in unità d'azione. Chi sono i partigiani? Qual è il loro volto? In questa pellicola documentaria non possiamo mostrare che qualche episodio staccato, qualche scorcio, cucendo insieme le poche fotografie che possediamo, le quali sono saltuarie ma prese sul vivo. Ecco questo ragazzo partigiano. Sua sorella, l'operaia Natalina Vacchi, insieme ad alcune altre operaie, capeggiò lo sciopero compatto della sua maestranza nel marzo 1943, in segno di solidarietà con gli operai dell'Alta Italia, e in seguito a ciò venne arrestata. Il 25 agosto a Ravenna è condannata all'impiccagione dopo aver prima assistito alla fucilazione di altre 10 vittime e all'impiccagione di un gappista. Per tutta la giornata, come in pellegrinaggio, i cittadini passarono davanti alle vittime lasciate esposte al sole per dileggio e vigliaccheria dai nazifascisti, i quali si erano affrettati ad abbandonare il posto. È un fatto tra mille, in una storia di rappresaglie selvagge, rastrellamenti, incendi di case e di villaggi, cacce all'uomo, fucilazione degli inermi contadini rei di aver aiutato e assistito i loro fratelli partigiani. Ecco un documento repubblichino che presentava sfacciatamente un rastrellamento ad opera delle famigerate brigate nere, ma i visi di questi giovani rimangono sereni, la fede non è spenta nei loro cuori. Fuori legge e banditi, li chiamavano. Li invitavano a riflettere, a uscire dai boschi. Ma i partigiani sono rimasti nelle macchie e sui monti e i contadini e gli operai hanno resistito nelle case. Thank you.
Il cammino della rinascita italiana è seminato di morti, migliaia di morti. Vediamo qui, esempio del sacrificio di tutti, Giorgio Labò. L'origine della guerra partigiana si può riconnettere alla ventennale resistenza del popolo italiano, ai 4.000 morti caduti per le strade per contendere al fascismo la via del potere nel 1922, ai 100.000 prigionieri confinati ed esuli del triste ventennio, alla Brigata Garibaldi di Spagna, dove si formarono i quadri della futura lotta partigiana, ai grandi scioperi del marzo 1943 che incrinarono dalle fondamenta l'edificio fascista, alle quattro giornate gloriose dell'insurrezione napoletana dell'ottobre 1943 che misero in fuga i tedeschi. Il movimento spontaneo del popolo si inquadra e si organizza per opera dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale che attraverso la stampa clandestina lanciano le parole d'ordine. Oltre la linea del fronte, nel paese occupato, cresce e si estende il movimento dei partigiani. Sono sui monti, dove si è svolta in ogni secolo tanta storia italiana, dagli ermi francescani alle riunioni dei carbonari e alle avanguardie di Garibaldi. E giù nella valle, nei paesi spopolati, ci sono le case, le donne, i vecchi e i bambini. La vita dei paesi è paralizzata, donne, vecchi e bambini, e ad essi va, dal campo montano, il pensiero dei combattenti. È nella stretta collaborazione tra popolo e partigiani, è nell'unità della nazione che la lotta per la libertà vive e si espande. L'Italia è un paese di montagne, di altezze e di abissi, di cadute dolorose qualche volta, ma sempre di risurrezioni indomabili. La grande montuosità del nostro paese, dove i monti coprono il 40% del suolo, è favorevole alla guerra partigiana, con le sue speciali tattiche tridimensionali, gli spostamenti dalle due parti degli spartiacque, la visibilità dall'alto come da nidi di aquila, le rapide concentrazioni su obiettivi determinati. Sempre più organizzati in vere e proprie formazioni militari, in brigate e divisioni, i partigiani operano con la tecnica della moderna guerriglia, rapide azioni di sabotaggio, coordinate e in grande stile, che intracciano i movimenti del nemico. Tagliano le grandi arterie di comunicazione, paralizzano le linee ferroviarie, minano e distruggono i ponti. Finalmente il momento in cui si affronta il nemico a viso aperto, in azione di guerra. L'esercito nemico si arrendono alle prime formazioni partigiane. Di fronte a questa compattezza del popolo italiano, che nell'unità ha trovato la strada per riconquistare la sua libertà, si piega l'orgoglio tedesco.
Forse i prigionieri già pensano alla tragica vanità delle stragi e delle devastazioni. Intanto, come marionette di un folle carnevale di sangue, si muovono i tedeschi coi loro servi fascisti. Marcia funebre della distruzione. Con saluti operettistici si svolge la buffonata del congresso fascista di Verona. Ecco i gerarchi vanesi, incapaci, gesticolatori e feroci. Alessandro Pavolini, Dolman, Buffarini Guidi, Graziani. Echeggia ancora una volta il canto del tradimento. Ma le voci sono stonate e disperate, tutti intorno distruzioni, rappresaglie e incendi. Centinaia di navi distrutte, un'intera flotta. Centinaia di aeroplani, chilometri e chilometri di binari, migliaia di vagoni, centinaia di stabilimenti industriali, centinaia di centrali elettriche. I frutti del duro lavoro di un popolo povero vengono sistematicamente distrutti. Le case rase al suolo e incendiate. Le donne e i bambini assediati e affamati. Questa la tragica eredità lasciata al popolo italiano dal fascismo, monopolizzatore bugiardo dell'amor di patria. In questo quadro di disperazione e di tirannia, la stampa clandestina dei partiti antifascisti mobilita le forze migliori del popolo italiano. Quante volte è stata rischiata la vita per compilare, comporre, stampare e diffondere quei fogli gloriosi? Quante volte hanno rischiato la vita gli operai tipografi? Quante volte hanno rischiato la vita le donne coraggiose del nostro popolo? Oscure, eroiche operaie della stampa clandestina, che è un atto d'accusa contro i rinnegati, una sentenza di morte contro i nemici della patria. E come sui monti e nelle campagne combattono i partigiani, nelle città, accanto alle grandi azioni di massa e agli scioperi, si organizzano i gruppi e le squadre d'azione popolare, i GAP e le SAP, per seminare il terrore e lo scompiglio nelle orde naziste e nei branchi fascisti. Il popolo italiano non scorderà l'intrepido valore degli operai, dei contadini e degli intellettuali, lotte di ogni ora, senza scelta di mezzi e senza quartiere. Thank you.
Gli italiani non dimenticheranno i caduti del 24 marzo, uccisi nel buio delle fosse ardeatine. I 320 martiri furono le vittime di un ingiustificabile atto di rappresaglia e di terrorismo. Il loro commosso ricordo si unisce a quello delle tante e tante vittime del Moloch tedesco. Fosse ardeatine, Mauthausen, Majdanek, Buchenwald. In Italia, in Europa, ovunque, ogni città, ogni paese ha avuto i suoi campi della morte. Sanguinose tappe per la riconquista della libertà. L'unità clandestina riporta il comunicato di guerra partigiana sull'azione di Via Rasella. Di pieno giorno a Roma. Un comune carretto da immondizie è carico di esplosivo ad alto potenziale. Un picchetto di GAP è appostato nella strada silenziosa. Ed ecco, arrivano, cantando una canzone da manigoldi, le SS tedesche, i carnefici, i torturatori. Si sono gettati i carponi per terra, ed eccole a terra 30 SS per non sollevarsi mai più. E per la strada segnata dalle schegge dei colpi dei GAP, infuria ora la reazione tedesca contro la popolazione inerme. Ignominia del comunicato Stefani sulla stampa fascista. La casa di Via Tasso, centro poliziesco di torture, e la prigione di Regina Celi con la funebre corsia del sesto braccio. Risuona l'appello tedesco. La bestiale vendetta vuota le celle. Enrico per Norma Fernando Ondi Edmondo Rosbetter. Un poliziotto ha fatto un macabro doppio gioco, cancellando e sostituendo dalla lista degli ostaggi condannati i nomi di 10 ebrei. Questo non potrà far dimenticare lo sterminio di milioni di ebrei nei campi della morte tedeschi. Fosse ardeatine. Di notte, lungo la strada suggestiva che porta alle cave, dopo l'ignobile conteggio, le vittime sono sospinte verso il luogo del massacro, per un martirio pari a quello dei primi martiri cristiani. E nel buio della cava riappare il segno di tutti i dolori umani e della redenzione. Dei criminali, i tedeschi credettero di poter occultare la loro efferatezza facendo saltare gli accessi alle cave. Così il ritrovamento delle vittime fu particolarmente difficile e poté attuarsi solo mediante pazienti ricerche lungo i cunicoli. Thank you.
gli oggetti appartenuti ai morti vengono raccolti per l'identificazione. La polizia scientifica non ha trascurato nessun mezzo per la sua opera difficile. Anche un brano di stoffa può dare a un padre la tragica conferma del sacrificio del figlio. Chi sono gli autori di queste carneficine? Meltzer, Dolman, Caruso e tanti altri vampiri. Ecco la cassetta dei suoi furti che il capo della polizia Caruso tentava di portare con sé nella fuga. Ma l'assassino non godrà il prezzo del sangue. Il processo Caruso al Palazzo di Giustizia. I parenti delle vittime sono convocati. Il popolo vuole giustizia. Ma la giustizia fu lenta e in molti casi la connivenza dei Corrie entrò in campo fino al punto di assicurare la fuga di alcuni uomini in attesa di processo, come nel caso del generale Roatto. Ricade su queste demoralizzanti connivenze e questi tentativi reazionari di sabotare l'opera della giustizia la responsabilità dell'esplosione popolare a cui si dovette il doloroso episodio di Carretta, fascista ed ex direttore del carcere di Regina Coeli, su cui si abbatté la vendetta della folla. Fu un fatto solo, isolato, ma certamente il sangue anche d'un solo uomo non ancora giudicato è troppo. Nel documentare questo triste, sporadico episodio di violenza non dobbiamo dimenticare che alcuni uomini in mezzo a questa folla hanno tentato coraggiosamente di opporsi al linciaggio, in specie un lavoratore del sindacato Tranvieri. Voci coraggiose e ferme, i figli del popolo italiano. Ad essi vada il nostro ringraziamento. Protetto dai cordoni dell'arma dei carabinieri, Caruso è trasportato a Palazzo Corsini dove avrà luogo il processo. L'alta corte si insedia per il dibattimento. Ecco le figure principali del processo. Caruso, già capo della polizia fascista, e Occhetto, suo aiutante. Ed ecco l'avvocato Libotte, difensore di Occhetto, intrattenersi col giudice Maroni. L'avvocato Spezzano, difensore di Caruso. Berlinguer, pubblico ministero. Pollock, capo della polizia alleata. Alcuni giudici. Ecco ancora la maschera fatalista di Caruso e l'irrequieta faccia di Occhetto. Il processo ha inizio non più in cospetto delle gramaglie delle donne, ma dinanzi ad un ristretto e strano pubblico, dove giudicando a occhio non devono mancare i poliziotti in borghese, confusi con i rappresentanti della stampa.
sfilano i testimoni a carico, agenti di polizia che hanno lavorato alle dipendenze di Caruso e che ora denunciano la lunga serie di misfatti del questore assassino al servizio dei tedeschi. Normale andatura di processo sensazionale. Contestazioni e incidenti tra l'inflessibile accusa e la difesa che si prodiga nell'ingrato, disperato compito di scagionare i criminali. Il questore Morazzini, succeduto nella carica all'imputato dopo la liberazione di Roma. Di ora in ora Caruso sente gravare inesorabilmente il peso delle sue colpe. Il suo viso tradisce l'angoscia. Un vescovo teste a discarico. Parla per l'accusa l'alto commissario Berlinguer. Tutti i popoli liberi della terra, anche il nostro corpo, anche i nostri eroi partigiani, è circondata dalla testa di tutto il mondo civile che vuole sapere se l'Italia nostra saprà liberarsi, saprà riscattarsi da sola, con la sua sola. E voi siete al mondo questa prima risposta, voi lo darete per ragioni che io ho avuto occasione di dire anche al popolo, al quale dobbiamo ascoltarci sempre, del quale dobbiamo sempre ascoltare la voce, e che non esito a ripetere qua, a voi pur nella maestà di quest'aula di giustizia, perché nessuno più si attende a sacrificare la libertà del popolo, e i supremi valori, e la stessa dignità umana del popolo italiano, e direi la stessa esistenza della nostra patria per le sue brame di potere, di prega e di sangue. Voi darete questa risposta ai nostri fratelli che attendono, che soffrono. Ispira un vento gelido di morte alla rievocazione della strage delle fosse ardeatine. A tutti i ritegati, a tutti i traditori, a tutti i fratricidi, e credetemi che se noi potremo con l'opera nostra risparmiare la vita di un solo, fare rabbrividire di terrore un solo, salvare la vita. I morti delle fosse ardeatine che gli rievoca sono presenti nell'aula. La storia è bene, noi potremmo dire di aver compiuto intero. Io per Caruso Lochetto concludo chiedendo la condanna alla pena capitale. Berlinguer ha chiesto la condanna capitale per tutti e due gli imputati. Con la lesione dei migliori. L'avvocato Spezzano, difensore di Caruso, mette in opera i più abili artifici per tentare di accendere nell'animo dei giurati una pietà che, se disgiunta dalla giustizia, è una colpa morale. E in questa causa ci può essere ancora una voce zia. Perché non sia bagnato di sangue umano questa nostra terra tanto bella e tanto martoriata? E perché una frase umana può essere lenta, con rimorso, con la espiazione, col pentimento, con la privazione della libertà, con la gloria di vedere un sangue i suoi figli, perché Caruso invece là, lungo me, nella detenzione, ma avrà la gioia di abbracciare dei delinquenti, e perché la sua colpa, la colpa di una creatura umana, possa essere lenta attraverso il calvario in barriera e lunga espiazione. Allora, signori, sospendiamo l'udienza. Ma effettivamente per un'ora, alle 2:30, nell'intervallo delle consultazioni si agita febbrilmente tutta l'aula nella facile previsione del giusto verdetto. L'avvocato Libotte, difensore di Occhetto, è già da 3 ore sul podio e non rinuncia a nulla pur di strappare il suo cliente alla morte. Non ho fatto dell'oratoria a vuoto. Io sono di quegli avvocati che non so fare voli pindarici. Sono volo molto basso, radendo il terreno, il che vuol dire che non mi allontano dal processo,
vivo il processo, lo faccio rivivere in confronto del giudice che deve esaminare il fatto umano su cui deve pronunziare la propria sentenza. Io ho parlato al vostro Pochetto intanto penso, si segna automaticamente strane figure. Ho parlato pedestremente, ho parlato modestamente, ma con gli elementi tratti dal processo. Ed è con questo, oh signore, che ho il diritto, senza fare chiuse enfatiche, farò appello a vostra sentenza e nel prendere commiato da questa corte eccellentissima chiudo il mio dire con la coscienza di aver fatto quanto era possibile per assolvere al mio dovere. Allora, cominciare a studiare, poi a mezzo di un l'alta corte ha deciso. Il giudice Maroni si prepara a dar lettura della sentenza. In nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, principe di Piemonte, luogotenente generale del re, l'alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, nel procedimento penale a carico di Caruso Pietro Fu Cosimo e Occhetto Roberto Fu Umberto, imputati come dal decreto di citazione in atto. Visti e applicati gli articoli 5 e 7, legge 27 luglio 44, numero 159, 488, codice penale, dichiara Caruso Pietro Fu Cosimo e Occhetto Roberto Fu Umberto colpevoli del reato roba scritto, con attenuanti generiche nei confronti del solo e in conseguenza condanna Caruso Pietro alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, Occhetto Roberto ad anni 30 di reclusione e dalle spese del procedimento. Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto in tutti i giornali quotidiani della capitale. Udienza e tolta. Udienza e tolta. Mi riservo, eccellenza, mi riservo, nel verbale di terminare il conto di grazia. Faccio, presidente. Caruso scende dal carrozzone. Federico Scarpato, ecco Scarpato, il delatore che tante vittime fece nella sua sinistra carriera. Pietro Koch. Torturatore della tristemente famosa pensione Oltremare e da pensione Iaccarino, macabre succursali di Via Tasso a Roma, che continuò poi le sue orribili gesta a Milano.
grida di una donna che alle fosse ardeative ha riconosciuto suo figlio. È la giusta punizione dei crimini commessi che ha abbattuto i più diretti responsabili. La grave, meditata giustizia è il miglior antidoto contro le incomposte esplosioni di vendetta. La debolezza verso i rei è responsabile delle stragi degli innocenti. Le donne dei martiri rievocano i loro cari, donne italiane, donne popolane, forti e senza enfasi nel loro composto dolore. Non ho più visto niente, signor mio, soltanto i panni tutti imbraccati di sangue. Mi chiedeva altro, mi faceva chiedere altro che bende ovatta, spirito e niente più. Quanto è stato poi che hanno portato via, genero mio, che stava in casa? Allora noi volevamo andarci appresso, il tedesco si è rifiutato indietro, mentre è scappato si voleva portare via pure lui, arrestarci noi. E invece dopo io gli ho detto, ma voi non siete venuto loro per perquisire il caso, siete venuto per rubare. Allora lui mi ha dato uno schiaffo e mi ha fatto rovesciare le gambe per là e mi ha spostato lui. Questa donna ricorda come in attesa di diventar madre invano si rivolse a Koch scongiurandolo. Invece non arrivava mai. Dopo il quinto giorno di sgravata sono uscita e andato in questura col pupetto piccolo, tutte che non potevo nemmeno dare un passo. Arrivai lì da via Principe Amedeo e il giorno 23 dopo pranzo e mi hanno detto che lui non era il caso di uscire, e io dopo la mattina del 24 andai da lui e io andai a dire, e lui diceva bene, sarà questione di qualche giorno poco, li portai a far vedere il cubo, lui tutto contento che gli era nato un bambino. Questa madre vide strappare dal sanatorio il figlio ammalato. Una cinquantina di assessi sull'ospedale del Collanino, contorno tutto il Collanino, va lì. Mio figlio stava a studiare perché lui faceva il terzo anno d'università, aveva dovuto dargli esame quando usciva. Dice che stai a letto? Dice no, vedi, sto studiando, sto un po' raffreddato. Ci sono per ritirare quella bomba. Dice quella bomba. Dice ma tu sei scemo, questa bomba non ce l'ho. Dice su, dice cacci fuori quella bomba. Dice me ce l'ho data a Stelvio, sa, Brassino, un'altra amica l'ha presa insieme, poi l'hanno rilasciata. Ci andiamo da Stelvio. Mio figlio, povero creatore, quando esce fuori dalla porta, vedo due assassini delle SS, con i fucili mi tagliano sulle spalle. Dice figli, che hai detto? Dice mamma mia, che vuoi che dici? Che dicevo? Con tutto quella che non sono morti per caso, vittime del capriccio di una polizia spietata, sono combattenti della lotta clandestina che hanno accettato serenamente la loro sorte. A nessuno però è balenata in mente la verità, ovvero sia che io sono un italiano, sono un patriotta, uno che è pronto a versare il suo sangue per la patria. Così scrisse una delle vittime di una lettera che gli fu trovata indosso. La messa dei morti per la libertà.
Lo stesso rito della messa sui monti con i partigiani. Migliaia sono caduti combattendo e riposano sui nostri monti, nelle campagne e nelle città, piamente sepolti dai compagni italiani alleati, uniti nella lotta comune. Dopo la sua liberazione, Roma celebra il 18 febbraio la giornata del partigiano e del soldato, giornata di solidarietà nazionale e di appello al volontariato di guerra. S'organizzano aiuti e forniture di armi ad alimentare la fede e la battaglia dei combattenti del popolo. L'Unione Donne Italiane offre la bandiera ai volontari della libertà. Folla ascolta la parola del ministro Mauro Scocimarro che addita le vie della rinascita nazionale. Leviamo in alto la bandiera dei volontari della libertà, vessillo del nuovo risorgimento, simbolo della rinascita della pace. Rendiamo con essa il saluto agli eserciti di tutti i paesi che combattono contro la schiavitù del nazismo, per la libertà e l'indipendenza dei popoli. Dinanzi ad essa, in nome di tutti i nostri morti, giuriamo di cancellare dal nostro paese il disonore e la vergogna del fascismo e di riattare all'Italia libera e indipendente, la stima e il rispetto di tutti i popoli liberi del mondo. Viva l'Italia! Soldati del Corpo di Liberazione che combattono accanto agli alleati e volontari della libertà, cioè partigiani, combattono una sola guerra al di qua o al di là della linea del fronte e formano un solo esercito. Il generale Alexander insignisce il capo partigiano Boldrini, soprannominato Bulo, della medaglia al valore. La gioventù italiana parte per il fronte. I partigiani hanno trascorso tutto l'inverno sulle montagne, resistendo e combattendo, benché un proclama del generale Alexander li avesse invitati a ritornare alle loro case durante la tremenda inclemenza della stagione
e i rastrellamenti dei tedeschi e delle brigate nere fasciste. Tutto l'inverno è stato un susseguirsi di azioni di molestia, di sabotaggio, di agguati. Con la primavera i partigiani entrano decisamente in linea, contemporaneamente agli eserciti alleati che attaccano su tutto il fronte. Operazioni e si susseguono con ritmo crescente. La liberazione del nord si approssima. Carri armati sfilano all'alba lungo le strisce. Una donna del popolo reca un messaggio con notizie precise sui movimenti delle truppe tedesche. È l'ora dell'azione. Ultimi febbrili preparativi, si distribuiscono le munizioni. Le staffette portano l'annuncio decisivo. I comandi dislocati lungo le linee del fronte in movimento ricevono l'ordine di attaccare ovunque. La parola d'ordine del Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia è insurrezione nazionale, sciopero generale, difesa delle fabbriche, azione a fondo contro tedeschi e fascisti. L'insurrezione nazionale scoppia in tutta l'Italia del Nord. Nelle città spopolate di uomini, le donne sostengono l'azione antitedesca e antifascista. Le operai di Biella organizzano uno sciopero imponente. Scioperi scoppiano in tutte le città del nord simultaneamente.
partigiani intanto procedono alla graduale conquista dei punti chiave. Le strade principali sono bloccate, sono imminenti gli scontri decisivi. Insurrezione a Novara. Ormai la situazione è in pugno ai partigiani. Il vescovo della città si reca calmo a trattare la resa dei tedeschi al comandante delle truppe partigiane. E i saccheggiatori di Hitler e di Mussolini si danno prigionieri. La città in festa rievoca i 13 martiri di Vignale trucidati dalla rabbia nazista. Con fraterno entusiasmo sono accolte le divisioni partigiane. La popolazione di Biella liberata ascolta la parola di Moscatelli, capo dei garibaldini della Val Sesia. Le montagne, da tutti i paesi della Lombardia, le truppe partigiane affluiscono verso Milano. Sotto la guida del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, Milano si prepara alla riscossa. Fervono gli ultimi preparativi e danno inizio le prime azioni. Ci si prepara a combattere e si combatte in tutte le strade della città, che è sempre all'altezza delle sue 5 giornate. Reazione popolare contro i traditori del paese. Non vi è dubbio sull'esito della battaglia. D'altro sangue partigiano è versato ancora per le vie di Milano. Dei prigionieri aumenta di ora in ora. Ecco le facce spaurite dei teppisti delle Brigate Nere. Le ignobili donne che hanno trescato coi tedeschi vengono rasate sulle vie e sulle piazze, mentre le vere donne d'Italia accolgono esultanti i liberatori. Esse, che hanno dato tanto contributo di sacrificio e di sangue alla resistenza e alla guerra partigiana, costituendo anche distaccamenti e brigate femminili, oltre all'opera rischiosa di collegamento e di resistenza. Presidi tedeschi e bande di fascisti marciano incolonnati verso i campi di concentramento. I
campi sportivi divengono campi di concentramento e accolgono la folla dei tedeschi e dei fascisti prigionieri. Scendono in città dalle regioni vicine le vittoriose truppe partigiane. Tedesche si arrendono ai comandanti partigiani. È il crepuscolo degli dei teutonici, falsi e feroci. Comandante partigiano Moscatelli parla al popolo di Milano. La vita di Milano riprende il suo ritmo di lavoro. Escono i primi giornali. Con entusiasmo vengono accolte le truppe alleate. Il popolo saluta con un'ondata di applauso i bersaglieri. Fraternità d'armi nell'ebbrezza della vittoria unisce i partigiani ai soldati nostri e a quelli alleati. Il criminale di guerra Graziani è arrestato. I tribunali del popolo applicano una pronta e severa giustizia, a cominciare dall'uomo sanguinario, teatrale, gesticolatore e incapace che corruppe il paese e lo portò alla rovina, Benito Mussolini, colui che da ragazzo disse una volta a sua madre: verrà un giorno che l'Italia mi dovrà temere, colui che più tardi disse che l'Italia aveva bisogno di un bagno di sangue, accanto a lui i cadaveri di altri gerarchi. Segretario del Partito Fascista.
sfilano le vittoriose brigate partigiane, i garibaldini della Valsesia, le formazioni Matteotti, le brigate Giustizia e Libertà, Valtoce, le brigate di Dio, Beltrame, oltre il Papavese, sfilano i GAP, le SAP, gli artefici tutti del nuovo risorgimento d'Italia. Per una volta si viola più noi, ogni volta si vuole il canone, partigiano glorioso il leone, la vittoria più bella sarò, partigiano le volte in te, per la volta si vuole il canone, con la vittoria più bella sarò, dalle rovine del fascismo, faticosamente, rinasce l'Italia. Mentre ancora ferveva al nord la battaglia, già nel sud devastato e depredato, riprendeva il lavoro e la vita. Ed anche qui sono all'avanguardia i più modesti, i più puri, gli operai, i contadini, le donne, la gioventù. Ferruccio Parri, il popolare Maurizio che ha guidato i partigiani dell'Alt'Italia e che oggi è alla testa del governo, nella cerimonia in Campidoglio per la fine della guerra, ha fra l'altro detto con la sua parola semplice ed educativa: voi conoscete la nostra situazione attuale, poco da mangiare, niente da scaldarci, molta gente senza tetto e quasi senza vesti, miseria, ma che importa se questo è il prezzo del nostro nuovo destino di popolo democratico, pacifico e laborioso? Benedetto sia il sacrificio dei nostri figli migliori, fucilati, massacrati, periti fra gli stenti e gli orrori dei campi tedeschi, se questo è il prezzo fatale perché la nazione si svegli, si ritrovi e risorga. Queste le parole di Parri. Thank you.
base le deleterie ubriacature della retorica fascista e i sogni archeologici e neroniani che la invecchiavano, la nazione, con la forza paziente, onnipotente del lavoro, si propone di fare dell'Italia in rovina il giardino d'Europa. La tecnica moderna in mano a una popolazione laboriosa e pacifica è in grado di riscattare il paese dalla miseria e dargli la vocazione della prosperità. Ritrovata la sua bella e originale anima francescana e garibaldina, fatta di bontà, d'umanità, l'Italia si incammina sulla strada dell'avvenire.